Queste taniche in fila mostrano le lunghe ore che le persone trascorrono in coda per l'acqua. Alcuni rifugiati nel campo di Ida devono aspettare tutta la notte per averne pochi litri. Qui la temperatura è di oltre 40 gradi centigradi all'ombra e non piove da 6 mesi. Il campo si estende al momento su oltre 12 km quadrati. I rifugiati continuano ad affluire e gli operatori umanitari fanno fatica a tenere il passo. I punti di approvvigionamento per l'acqua e le latrine sono ancora insufficienti e i rifugiati avranno bisogno di taniche, sapone e tele di plastica per mantenere livelli accettabili di igiene durante l'imminente stagione delle piogge. Stiamo registrando moltissimi casi di epatite E, quindi abbiamo bisogno di agire rapidamente e di fornire latrine e sensibilizzare le persone. Abbiamo una grande equip e ogni giorno 50 persone fanno il giro del campo per promuovere l'igiene e i servizi igienico-sanitari, spiegando cos'è la malattia. Le piogge iniziano a maggio, il che significa che la salute e l'igiene possono solo peggiorare. Far arrivare le forniture alle equip sarà un incubo logistico, perché le strade saranno inondate. La stagione delle piogge inizia di solito intorno a maggio e ci sono tutte le possibilità che il campo sia inaccessibile da qui a novembre o dicembre a causa delle strade allagate. Quindi abbiamo preferito andare sul sicuro e fare i nostri ordini internazionali sulla base di 100.000 rifugiati nel campo prima dell'inizio delle piogge. Avant la saison des pluies, on a effectué d'énormes travaux. Abbiamo anche lavorato molto nel nostro ospedale. Tutte le nostre tende erano lì da 1 anno e mezzo, quindi era giunto il momento di sostituirle. Stiamo costruendo una struttura temporanea in metallo con una copertura che resiste alle tempeste. MSF sta anche organizzando una campagna di vaccinazione destinata a circa 9.000 bambine al di sotto dei 2 anni per limitare il rischio di malattie infettive.